La letteratura italiana del secondo Novecento è spesso relegata a uno scaffale piccino su cui si trovano pochi nomi che tornano spesso e anche poche opere di quei pochi nomi. Invece io ne sono appassionata e via via che la scopro, viene fuori un mondo di voci incredibile. Io sono sempre a caccia di cose che non so tra i banchi dell'usato, i mercatini, le biblioteche, insomma tutti i posti in cui si trovano dei titoli che siano un po' fuori dai circuiti mainstream in libreria. Con questo spirito, poiché insomma chi mi conosce sa che sono un'appassionata del tema, ho selezionato 5 voci del secondo Novecento italiano di cui voglio parlarvi anche in alcuni casi attraverso opere meno conosciute. Non perdo altro tempo con questo preambolo, andiamo! Ciao dai calzini spaiati, io sono Veronica e oggi sono qua per raccontarvi 5 voci italiane del secondo Novecento che da lettrice amo particolarmente e vorrei fossero un po' più conosciute anche al grande pubblico. Il primo autore di cui voglio parlarvi, chi mi segue soprattutto su Instagram me lo avrà sicuramente già sentito nominare, è Luigi Malerba. Al secolo Luigi Bonardi è stato uno scrittore del gruppo 63, un gruppo di scrittori un po' innovatori della lingua italiana, appunto, che si è costituito negli anni 60. La scoperta dell'alfabeto, questo titolo che mi vedete reggere in mano, è l'opera attraverso la quale il pubblico italiano lo ha conosciuto per la prima volta. È stato il suo esordio, viene definito un romanzo, ma non è propriamente un romanzo, a me sembra piuttosto una raccolta di racconti che sono comunque uniti da un tema. Questa è stata l'opera che ha consegnato Luigi Malerba al grande pubblico italiano. È stato un esordio brillante, seguito poi da una serie abbastanza numerosa di volumi. E anche per me, da lettrice, la scoperta dell'alfabeto è stato la prima opera attraverso la quale ho conosciuto quest'autore. Il protagonista, uno dei protagonisti della raccolta, è un contadino che si chiama Ambanelli. Tutta questa raccolta è ambientata nell'Appennino parmense, quindi i personaggi sono comunque per lo più di estrazione umile. Ambanelli è un personaggio che vuole imparare a scrivere il proprio nome, infatti il pezzo La scoperta dell'alfabeto è quello che dà il titolo all'intera raccolta. Vuole imparare appunto a scrivere il proprio nome e lo fa imparando l'alfabeto. Questo incontro con le lettere, con le parole, gli aprirà il meraviglioso mondo della lettura, un mondo un po' limitato a saper appunto scrivere il proprio nome, leggere i titoli di giornali, ma che comunque gli regala quel piacere di scoperta della conoscenza della parola e del potersi esprimere, dell'incontrare le lettere che lui conosce, quando li vede, insomma, quando le vede nei testi che lo circondano. È un'opera, per quanto sperimentale in un certo senso, ma legata comunque a un ambiente, contadino che farebbe pensare appunto a una forma, abbastanza tradizionale. In realtà, quello che troverete dentro queste pagine non è il racconto di un mondo idilliaco in cui si sta a contatto con la natura, al contrario. Incontrerete proprio de delle persone vere che vi sembrerà di aver visto chi di voi magari è abituato a non conoscere soltanto la città. Incontrerete sicuramente delle persone che somigliano a persone vere che avete già visto. Dello stesso autore, però, voglio consigliarvi anche Fantasmi Romani, che è qualcosa di abbastanza diverso. Questo è un romanzo un po' più tradizionale e ha per protagonista una coppia un po' in là con gli anni, il cui amore si è un po' affievolito. C'è un cinismo e un'ironia molto molto tagliente in questo romanzo, vi capiterà di emozionarvi ma anche di ridere un sacco, soprattutto vi capiterà di passeggiare tra le strade di Roma che è raccontata per quello che effettivamente era negli anni in cui è ambientato il romanzo, quindi anche solo per un tema di passeggiata attraverso questa città a cui, sapete, io comunque anche per il mio passato sono molto legata, vi raccomando di leggere quest'opera. Dopo Luigi Malerba,
Voglio parlarvi di un'autrice che è Lalla Romano e che immagino sia non totalmente sconosciuta al grande pubblico, così come non è totalmente sconosciuta quest'opera che si intitola Nei mari estremi. Probabilmente è la sua opera più famosa, ma io voglio parlarvene lo stesso perché vorrei che fosse letta ancora di più. Lalla Romano era una poetessa, è stata anche una pittrice, è stata molte cose. E questa è una raccolta molto particolare, potremmo definirlo memoir, potremmo definirlo taccuino, mi verrebbe da dire, perché è una raccolta di pensieri che raccontano l'ultima stagione della vita della persona che lei ha avuto accanto e che poi appunto si è ammalata ed è morta. È un'opera attraversata dal dolore, ma non solo questo, è attraversata dalla bellezza. Anche se non è un'opera poetica, Nei mari estremi si sente che è un'opera scritta da una poetessa, perché in queste prose molto brevi Lalla Romano riesce comunque a descrivere esattamente come descriverebbe le situazioni qualcuno che mastica il linguaggio della poesia. Unito poi a quello della pittura, vi assicuro che è un tipo di scrittura che proprio va letto per capire di cosa sto parlando. È un tipo di scrittura che è evocativa da una parte e anche fortemente descrittiva dall'altra e vi fa fare lo stesso viaggio che vi può far fare visitare una bellissima mostra pittorica e perdervi in dei paesaggi pieni di nebbia, pieni di malinconia. Leggete Lalla Romano, è sicuramente un'autrice di cui si sente parlare, però a mio avviso non viene letta abbastanza e vi consiglio molto molto caldamente di recuperarla. Il prossimo nome che vi faccio è invece probabilmente l'autore più famoso tra quelli che ho selezionato oggi. Sto parlando di Primo Levi e i libri di cui voglio parlarvi però sono due opere un po' meno conosciute dell'autore. Si tratta di I sommersi e i salvati e Il sistema periodico. Chi di voi sicuramente avrà sentito parlare di Primo Levi lo avrà sentito nominare a proposito di Se questo è un uomo o La tregua, che sono le opere che lo hanno reso celebre per il racconto della sua personale esperienza dei campi di concentramento. È sicuramente quello un tema molto molto forte nella produzione di Primo Levi, è stato quello il motore che lo ha spinto a prendere la penna e scrivere, ma in realtà quello è stato semplicemente l'innesco di una vena di scrittore che era già presente in lui, che di mestiere faceva tutt'altro, faceva il chimico, e che a parte darci un tipo di scrittura della memoria che è molto ben rappresentato appunto da Se questo è un uomo e La tregua, ha scritto anche tante altre cose che a mio avviso sono meno conosciute, meno valorizzate anche, e secondo me mi permetto di dire anche di qualità letteraria superiore alle sue opere più famose. Se vogliamo restare in tema memoria, consiglio di leggere I sommersi e i salvati perché è sempre un racconto della sua esperienza del campo di concentramento, ma si svolge come un saggio ed è un tipo di testimonianza che va oltre la semplice denuncia. Va oltre il resoconto delle atrocità, chiaramente naziste, che non si possono non nominare quando si parla di Primo Levi, ma analizza quella sottile linea di confine, quella la chiama lui zona grigia, che separa le vittime dai carnefici. Chi conosce un po' la storia di Primo Levi saprà che lui è stato tutto sommato, e uso questa parola tra moltissime virgolette, un privilegiato nei campi di concentramento. Lo è stato perché ne è uscito vivo e questo è stato possibile soprattutto grazie al fatto che lui era un chimico e che quindi era un professionista utile nei campi di concentramento in cui ha vissuto. Lui analizza questo suo elemento di privilegio rispetto agli altri deportati
e anche analizza la maniera in cui non è possibile tracciare una linea di demarcazione netta tra appunto vittime e carnefici, a maggior ragione in un momento atroce come è stato quello dell'esperienza dei campi di concentramento. Sono pagine lucidissime, non per questo meno dolorose, ma che vi fanno riflettere, secondo me, da un punto di vista più razionale, più analitico sulla questione dei lager e tutto quello che riguarda il grande tema dell'Olocausto. Non leggetelo però soltanto per il giorno della memoria, perché le sue riflessioni secondo me hanno una portata ancora più ampia, che si esprime molto bene in questa raccolta. Per invece spostarci un po' dal tema campi di sterminio, vi voglio parlare del Sistema periodico. Anche questa è un'opera abbastanza famosa di Primo Levi, una raccolta di racconti che attraversa gli elementi della tavola periodica, appunto proprio perché lui, vi dicevo, di primo mestiere era un chimico, e però lo fa in una maniera squisitamente letteraria. Racconta di sé, racconta anche di cose curiose che gli sono capitate nella sua carriera di chimico, ed è una raccolta che tra l'altro ho letto abbastanza di recente, quindi non fa parte delle mie letture, quelle fondative, insomma, no, che ho fatto una decina di anni fa, ma l'ho letta forse da un annetto, e mi ha risvegliato lo stesso piacere di leggere e di gustare una lingua molto molto esatta, dico io, la stessa che trovo tra le pagine di Italo Calvino. Primo Levi e Italo Calvino, secondo me, hanno qualcosa di molto molto simile nel modo di organizzare gli elementi della scrittura. Chi di voi avrà letto o leggerà queste opere poi mi saprà dire se effettivamente trova questa corrispondenza che io da lettrice ho trovato. Vado avanti con un'altra autrice mediamente conosciuta ma non abbastanza, ed è Anna Maria Ortese. Anna Maria Ortese è conosciuta per lo più per le sue opere pubblicate dalla casa editrice Adelphi, e in particolare per la raccolta di racconti Il mare non bagna Napoli. Io invece qui ho un libriccino pubblicato da La Tartaruga, casa editrice che ha avuto insomma un destino un po' altalenante, adesso è tornata in vita. Quest'opera si intitola Silenzio a Milano, racconta dell'esperienza milanese di Anna Maria Ortese, ed è un volume che personalmente mi ha fatto compagnia nel momento delicato in cui sono arrivata nella città di Milano e avevo bisogno di qualcuno che come me la vivesse un po' da straniero. È vero che in area milanese lombarda siamo tutti degli immigrati, però avevo proprio bisogno di un punto di vista letterario per iniziare ad ambientarmi in questo nuovo mondo. Chi di voi mi conosce sa che per 12 anni della mia vita ho vissuto a Roma, invece da 3 anni a questa parte appunto mi sono spostata a Milano e mi sono sempre nutrita di un immaginario letterario molto molto romano o anche torinese, non molto milanese. Queste pagine mi hanno aiutato un po' a prendere le misure con la città. È vero che sono pagine ambientate in una Milano di qualche decennio fa, quindi non perfettamente corrispondente alla Milano che conosciamo oggi, ma nonostante questo riesce, secondo me, Anna Maria Ortese in questa piccolissima raccolta Silenzio a Milano a restituire quell'atmosfera che accoglie e fa sentire anche un po' sperso chi arriva in questa città per la prima volta. Ve lo consiglio insieme a tutto il resto della produzione di Anna Maria Ortese, però secondo me se siete da poco in questa città o volete rivivere, ecco, i primi momenti in cui avete conosciuto la città di Milano, può essere una chiave d'accesso secondo me molto molto interessante.
L'ultimo autore e l'ultimo titolo di cui vi parlo è Domenico Campana. Qui ho questo romanzo molto molto esile che si intitola La stanza dello scirocco. È anche questa una mia lettura abbastanza recente, sorprendentemente di un autore calabrese, dico sorprendentemente perché quasi mai mi capita di leggere scrittori miei conterranei. E a prescindere da questo motivo, che tutto sommato è futile, neanche lo sapevo prima di leggerlo la prima volta, vi consiglio questo piccolo romanzo perché è una perla. È una storia di sud, naturalmente, racconta di questa proprio stanza dello scirocco, una stanza che viene fatta costruire dentro un'abitazione al preciso scopo di proteggere dallo scirocco, ma è anche un luogo metaforico e metafisico in un certo senso. È una bellissima riflessione intorno allo scirocco, intorno al tema, insomma, dell'essere del sud, del vivere al sud. E se anche voi come me ogni tanto sentite il bisogno di tornare giù perlomeno tra le pagine, questa è veramente un'opera che merita moltissimo. Non so se è perché è pubblicata dalla stessa casa editrice, però è una lettura che mi ha fatto pensare anche un po' a Bufalino. Leggo Campana, Bufalino intorno al più grande nome di Sciascia, sia perché è grazie a lui che ho letto appunto sia Bufalino sia Domenico Campana, e sia perché tutti e tre questi scrittori hanno in comune il fatto di essere estremamente colti, estremamente meridionali nel senso migliore del termine, e secondo me sono in grado di parlare non esclusivamente a persone meridionali, ma sicuramente molto molto bene a chi conosce cosa significa venire dal sud, stare al sud e vivere con questa natura che ti è ostile e di cui allo stesso tempo non puoi fare a meno. Questa era la mia lista di voci e di opere un po' meno conosciute del nostro Novecento italiano. Spero che abbiate trovato qualche spunto interessante in questa lista. Vi invito a farmi sapere nei commenti innanzitutto se questo video è stato di vostro gradimento, se conoscete queste opere, se avete altro anche da consigliarmi, sia altri autori sia altri titoli degli stessi di cui ho parlato. Vi ricordo che potete iscrivervi al mio canale e attivare le notifiche in modo da essere avvisati ogni volta che pubblico un nuovo contenuto. Vi lascio in descrizione tutti i luoghi dell'internet in cui mi potete trovare, e grazie per chi è rimasto fino a qua. Ci vediamo al prossimo video dei calzini sbagliati.